stato un anno difficilissimo, tribolato. Devo fare complimenti a questi ragazzi, al coach. Abbiamo trovato alla fine degli equilibri, anche con il resto dello staff di Valerio. Abbiamo fatto delle scelte che hanno pagato, abbiamo cambiato la squadra. E devo dire grazie a Giovanni Acampola e anche al presidente Rossanti, anche se è un po' più defilato, ma non fa mai mancare il suo apporto, che sta sempre vicino a noi. Voglio ringraziare i tifosi, stasera veramente si sentivano, veramente abbiamo avuto un campo che merita una squadra con ambizioni più importanti. Io sono pronto, le nostre idee sono chiare per quanto mi riguarda. Ringrazio Giovanni Campo, al quale poi passo la parola. Consentitemi di ringraziare tantissimo lo staff medico, i ragazzi di tutto lo staff, Corpo Festa, Dorio Poglioso, Chiara Cioffi, Medi Coppola, Salvatore Malafronte, Carmando, Umberto Di Martino, Giovanni Pertizio, Renato Campola, che sono stati veramente qualcosa di superbo. Era difficile perché siamo partiti in questa serie con una squadra che probabilmente ha incontrato la squadra più difficile da incontrare, anche essendo arrivati in una posizione di classifica migliore. Faccio in bocca al lupo a Forlì, al coach Vali, che qui ha lasciato qualche anno fa un segno imperente nella promozione in Serie A. E per finire dico, guardiamo avanti, abbiamo delle idee chiare, abbiamo dei contatti già in essere. Adesso godiamoci questi giorni, godiamoci questa resurrezione, questa salvezza sudatissima. Sono stati veramente per me 7-8 mesi da non ricordare, anzi da ricordare per forza. Passo la parola a Giovanni e dico grazie a tutti. Che... Buonasera, buonasera a tutti. Una serata bellissima, indimenticabile. Grazie a Nello di averci creduto e accompagnato in questo percorso di quest'annata difficilissima. Sinceramente è stato un momento durante l'anno sportivo un po' triste, però l'impegno, i sacrifici, la forza di volontà, la passione ci hanno portato ad una grande vittoria, la permanenza in A2. Questo per la città di Scafati, l'unico sport che è rimasto nella città di Scafati. Grazie a Sandro Rossano, alla grazie alla famiglia Longobardi, che comunque è una famiglia storica scafatese che crede non solo nello sport ma nei valori sociali della comunità scafatese. Noi come Givova e come gruppo Givova e come persona rimarremo in questo percorso, in questa grande avventura per la città di Scafati, per la tifoseria, per Sandro Rossano, per la famiglia Longobardi. Grande Giovanni! Senza offesa a Giovanni, alla moglie di Giovanni, la signora Pina Ludovico, che è quella che poi ha sempre un sorriso e ci ha dato una grossa mano a drammatizzare e a darci coraggio. Anche stasera quando l'ho visto ha detto come lui è arrivato, eravamo meno due, ha detto ah, ma sei arrivato tu, che sei un fortunato, ringraziando Dio, vuol dire che ora vinceremo, è arrivato tu e tua moglie con tutta la famiglia, sono più tranquillo, posso anche andarmene a fare una passeggiata. Grazie. Bene? Sì, 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 grazie. Come voi sono invitate da tutta Italia. Beh, in un momento questo è stata un'annata difficile. Devo anche il merito, perdonatemi, dei saluti e dell'applauso, il merito della compattezza e del coach. Io non entrerò mai nei meriti della scelta professionale, ma come valori umani e come persona io penso con molta umiltà Giovanni Perdivizi ci deve accompagnare
nei prossimi traguardi. Grazie, grazie. Dicevo che è stato un anno difficilissimo a dirmi che perché quando sono venuto a scappare sapevo a cosa andare incontro. E quando ho deciso di tornare mi danno del pazzo per essere tornato a prendere una situazione così. Però ho avuto sempre la ferma volontà che a gennaio avremmo cambiato la squadra, che avremmo risalito la classifica. Volevamo anche salvarci prima, ma abbiamo messo tutti gli stenti, 7 su 11, da gennaio in poi, non era facile per nessuno, noi l'abbiamo fatto, però non ci siamo arrivati, forse la partita fiorentina ci ha pregiudicato, però siamo arrivati nelle ultime 6 giornate vincendo le 5, e quindi siamo andati con un grande spirito di squadra, di compattezza, a centrare quello che era l'obiettivo per cui io ero venuto a Scafati, ma l'obiettivo per cui sono andato a casa di giocatori per convincere a firmare con Scafati, cosa che non avevo fatto mai in carriera, però l'ho sentito fortemente da dentro di farlo. Era l'obiettivo che volevo regalare a Longobardi, ad Acanfora, a Rossano, alla città di Scafati, ai tifosi che ci sono stati sempre vicini anche nei momenti difficili in cui non vincevamo mai, però ci sono stati sempre vicini. Un grazie particolare va in primis alla squadra, oltre che ai tifosi ovviamente, e poi a tutto lo staff che ha lavorato con me, perché è uno staff di primo ordine, sia quello medico che ci ha consentito di far giocare Dobbins e Metrevelli, che da nessun'altra parte avrebbero giocato questi play-out. Un particolare ringraziamento a Valerio Spinelli, che è stato un collante ideale tra squadra e società, specialmente nei momenti difficili. La sua esperienza da giocatore è servita tanto alla squadra, anche per ritrovare fiducia in se stessa. Un grazie particolare a quelli che hanno lavorato con me, a Umberto Di Mattino, a Salvatore Malafronte, a Pasquale Testa, a Mario Corvo, a Dottora Canfora e a Carmando, a Mimì, a tutti quelli che hanno fatto sì, assieme al marketing, che questo sogno diventasse realtà. Quando in momenti difficili, penso che nessuno ci credeva più, noi abbiamo avuto la costanza di lavorare con calma, non perdere la testa nei momenti di difficoltà, rigenerare giocatori che ormai erano entrati quasi nel tunnel e raggiungere questa salvezza che vale tantissimo. Per me è la prima volta che ho giocato i play-out per una salvezza, ho giocato campionato di A1 per salvarmi senza play-out, giocare i play-out per la salvezza è tutta un'altra cosa per fare play-off. E quindi devo dire grazie alla squadra. Voglio ringraziare Forlì, perché è stato un degno avversario di Scafati, ci ha messo in grosse difficoltà. Probabilmente noi e loro eravamo le squadre che meglio nell'ultimo periodo avevamo fatto. Sorte ha voluto che ci incontrasse. Auguro a loro e soprattutto, oltre che alla squadra, a Giorgio, anche al pubblico di Forlì, perché vedere giocare partite di A2 davanti a 4.000 persone è una cosa bellissima, un campo caldissimo e molto corretto. Il mio bocca al lupo va a loro per il proseguo della stagione, per centrare questo obiettivo anche per loro e per la pallacanestro in generale, molto importante. Detto questo, adesso ci vedremo. Periodo di vacanza, andremo a barca a mare, sceglieremo gli ormeggi, abbiamo necessità di andare a questo è quello che ho detto io, che assieme a noi ha vissuto questi 3 mesi, 4 mesi di grandissimo stress, però la sua esperienza da giocatore ha dato tantissimo a me e alla squadra. Grazie anche a Valerio per quello che ci ha dato. Guardate, posso dire una cosa per concludere, che io vorrei sempre potendo scegliere un Valerio Spinelli in campo, perché per me è stato sempre un rapporto di grande amore con lui, ci siamo continuamente sentiti e voglio dire che se il buongiorno si vede dal mattino, la carriera sua come dirigente
è ancora superiore a quella che ho fatto con lui. Veramente sono fiero, contentissimo di averlo avuto qui con me, mi ha sopportato, ci ha avuto un migliaio di WhatsApp in questi mesi, non si deve dirci, non c'è qualcosa di più. E devo dire che veramente è stato con i giocatori, è stato un collante incredibile. Un uomo di esperienza che parla poco e che ha avuto le idee chiare. Tutti insieme, lui diceva, sono andato a prendere i giocatori, Giovanni per l'inizio un giorno, siamo visti, ho detto Giovanni mettiti in macchina, va a pigliare Jackson e McVeigh, con gli Avazzi e Gino Westerfeld che ci aspettavano, e lui è andato a casa di Jackson che aveva quasi firmato per Forlì. E Jackson è stato un uomo, un giocatore, un grande uomo, un grande giocatore, e consentitemi, è stata anche perfetta la gestione con tutta la sfortuna che abbiamo avuto. Io non ho mai visto tanti giocatori infortunati, tanti giocatori che sono dovuti ripartire e tornare a casa e poi ritornare. Abbiamo aspettato Naimi, sapevamo che era un giocatore particolare, ma un giocatore fortissimo, e anche stasera ancora una volta l'ha dimostrato. E anche lì abbiamo fatto un'ottima scelta tutti insieme per aspettarlo e per avere pazienza e tenere Barton, che comunque una partita ce l'ha fatta anche per vincere. Alla fine, grazie però una cosa, i tifosi che abbiamo visto stasera, per avere una grande squadra, se pare, non devono venire nelle grandi occasioni, devono venire in tutte le occasioni. Io ringrazio particolarmente, se mi consentite, tutti, ma i 1500-1700 che anche nei momenti difficili erano qui al campo ad incitarci, mentre altri pensavano a risultati troppo importanti, e invece quando si è in questi momenti dobbiamo stare uniti a fare gruppo per salvare qualcosa di inestimabile che è il titolo di A2. Vediamoci questi 10 giorni, 15, 20, 30, poi 2 mesi, ricordiamoci questo, e comunque abbiamo delle idee chiare, abbiamo dei contratti in essere, abbiamo dei discorsi avviati, speriamo se ripartiamo tutti e quattro così, non mollate, siamo già una grande squadra per quello che vogliamo fare, per quello che abbiamo nel cuore e abbiamo nel sangue, insomma, Scafati e questa squadra lo merita, questa città, siamo legati a questa città da sempre, io non sono mai andato via, nonostante tanti mi volessero ancora un mese fa fuori, ho avuto sirene da tutte le zone, ma per me esiste una sola cosa, io soffro solo quando vedo la maglia giallo-blu, la nostra maglia. Il resto... di Avellino, che per me sono la seconda casa, ho un sacco di amici da due che ci hanno in questi giorni, ci hanno tenuto a darci solidarietà. La prima telefonata di stasera che ho avuto è stata di Piero Basciano di Trapani, Sindoni di Capodorlando e Reggio Calabria Condello. Devo dire che purtroppo, per fortuna, siamo meridionali e ci teniamo, siamo terroni e ci teniamo a rimanerlo. E anche questo ha fatto squadra, perché onestamente siamo rimasti sempre meno squadre in questo campionato e il livello si alza sempre verso il nord. Se vedete dall'altra parte chi sono le squadre che lottano per la promozione, è una cosa che fa capire le difficoltà economiche che ci sono per fare il basket al sud rispetto a Bologna, che incassa 576.000 euro fino ad oggi a bottega. Bene. Comunque, godiamoci la vittoria, godiamoci un futuro che, secondo me, non voglio bilanciarmi, ma ci vede protagonisti, e andiamo avanti col cuore e con la consapevolezza di aver fatto una grande cosa. Veramente è stato difficilissimo, il peggior anno della mia vita. Lui non aveva mai fatto il basket, lui non aveva mai fatto i playout, nemmeno noi. La prima volta che facciamo i playout, nemmeno noi. Abbiamo fatto questa esperienza e stasera questi ragazzi meravigliosi sono stati veramente con un cuore, e quella vittoria a Forlì è stata veramente strepitosa, veramente fatta con gli altri. Grazie.